Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, martedì 27 novembre, apriamo la nostra rassegna sfogliando le pagine di Calabria Ora. Titolo principale: l'inchiesta. Il senatore a cena coi Masso mafiosi. Pietro Fuda, agganciato da padrini e venerabili. È stato filmato a tavola con il boss di Ardore. Il GIP dice: toni confidenziali. Nessuno, nessun reato, precisa inoltre Calabria Ora, alla ricerca di notizie che riguardino la piana e le troviamo nelle pagine interne. Caos 118, 5 autisti, una sola ambulanza e le ore non pagate. In soli 6 mesi, due mezzi trasferiti a Reggio, Porto, Coop Mar, ieri sit-in davanti all'Authority. La protesta per la mancata autorizzazione ad operare al porto. Piano ambiente, operai di nuovo sul tetto, attendono i comuni, non sufficienti i 160.000 euro di pagamenti prospettati dai sindaci. Parliamo delle primarie, Bersani in vantaggio, ma Renzi si impone nella rossa Polistena. Centro per centro, tutti i numeri e le curiosità dopo il primo turno di elezioni primarie. Il caso Rosarno, solo 200 votanti e flop per la Tripodi. Il caso Gioia Tauro, l'UDC alle urne, Bellofiore dice contributo democratico. Cosa mia 2, i 13 imputati davanti al GUP distrettuale, iniziato il processo per favoreggiamento alla cosca Gallico, accusati anche di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. La sentenza, truffa all'ex ASL 10, dirigenti prosciolti, stracciata anche la posizione dell'ex assessore di Torrenova, Fausto Siclari. Sviluppo rurale, nuove opportunità della regione, prorogati i termini di scadenza di alcuni bandi per un valore di 27 milioni di euro. Tra gli obiettivi rientrano la tutela e la conservazione della biodiversità, la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei sistemi agricoli. Palmi, revocata la gestione di un immobile confiscato, la sede era utilizzata dalla scuola di formazione Full Forming. Rosarno, fondi Pisu, ok alla gara per il terminal bus. Sarà attivato un servizio navetta tra Rosarno, Gioia e San Ferdinando. E passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud, Reggio e ancora emergenza rifiuti. Per la prima volta si è fermato anche il termovalorizzatore di Gioia Tauro. Gli impianti affidati a Ecologia Oggi sono chiusi. In serata ha raggiunto l'accordo con i sindacati per l'assunzione dei 160 cassa integrati. E approfondiamo proprio questa notizia. Rifiuti chiusi, 5 siti dati a Ecologia Oggi. Per la prima volta stop agli inceneritori di Gioia Tauro. Altra grana, la nuova società annuncia l'assunzione di soli 50 dipendenti su 160 cassaintegrati. Pressing del commissario per riaprire gli impianti. In serata giunge l'accordo con i sindacati per i lavoratori. Ancora pagine di Gazzetta del Sud. Svincolo di Bagnara, la palla all'ANAS che dovrà scegliere tra le diverse opzioni. Palmi, impegno totale per il recupero urbano e per il rilancio della città. Queste le rassicurazioni dell'assessore all'urbanistica, l'assessore appunto comunale Lilla Pipino. Santa Cristina, insieme per crescere nel nome della cultura, i volontari e le associazioni in campo per rivitalizzare la collettività. Piano ambiente, barricate sulla provinciale, gli operai bloccano la strada provinciale 1, recuperati 160.000 euro da alcuni comuni, ma non bastano, i dipendenti sono senza stipendio da marzo, nuova manifestazione sul tetto di un immobile confiscato, in tarda serata il presidio era ancora attivo, Gioia Tauro, LSU-LPU, l'USB decide lo sciopero generale. E a Gioia ancora sit-in della Coop Mar davanti all'Authority. I dipendenti chiedono l'immediata delibera e autorizzazione al rientro al lavoro. Quotidiano
qualche problema col sistema che si è risolto fortunatamente. Prolungamento Matteotti a senso unico. Rizziconi ha accolto l'appello dei cittadini, abolita la circolazione con doppio transito. A Rosarno, polizia aggredita, 4 condanne e 7 assoluzioni. Questa è la sentenza del GUP Gioia Tauro. Incidente stradale, feriti 3 giovani. L'incidente è avvenuto alla confluenza di via Metauro con il lungomare. Ancora pagine di Gazzetta. Oppido Mamertina, protezione civile, ecco il piano. In un convegno del movimento Presenza Popolare si presenta il gruppo dei volontari, individuate le aree del territorio cittadino esposte a frane e smottamenti. Ancora Oppido, siti archeologici, ecco le nuove risorse, il sindaco ringrazia la regione. E possiamo passare alle pagine del Quotidiano della Calabria. Ho difeso la Calabria da Renzi, intervista al commissario del PD, sono state gettate le basi per un partito rinnovato. Alla ricerca di notizie che riguardino la piana di Gioia Tauro nella prima pagina, ci sembra di non vederne, ecco qui un box invece, Gioia Tauro, piano ambiente, i lavoratori protestano sul terrazzo. A pagina 13, piano ambiente, alta tensione. I comuni stanziano 160.000 euro ma non bastano, oggi si va dal prefetto, i lavoratori salgono sul terrazzo e reclamano i loro salari. Pagina 23 del Quotidiano della Calabria, si parla di primarie nella sezione dedicata a Reggio e Provincia. A Rosarno, primarie poco partecipate, il vice segretario Ida spiega ancora una volta i motivi della rottura del patto elettorale. Poco più di 200 persone alle urne, l'UDC ne approfitta per criticare il sindaco Tripodi. Tutti a Reggio per lo svincolo, programmata per oggi pomeriggio la protesta del comune Spromontani dell'area tirrenica. Sindaci e cittadini saranno davanti alla prefettura per evitare l'isolamento. Nella foto il sindaco di Sinopoli Chiappalone. Cittanova in consiglio il bilancio di previsione e a Oppido i dolci fanno bene al cuore. A Oppido Mamertino la tradizionale manifestazione di beneficenza. I proventi inviati per le missioni nel mondo delle suore apostole. A Gioia la protesta della Coop Marsitin per chiedere una autorizzazione. E a fondo pagina un libro racconta l'evoluzione del porto. L'opera è stata scritta dai giornalisti Michele Albanese e Bruno Dardani. E di nuovo allarme immigrati. Elisabetta Tripodi, il percorso avviato lo scorso anno è stato interrotto. Sindaci e associazioni della Piana preoccupata alla vigilia dell'arrivo dei braccianti. Il futuro di Rosarno si gioca sui progetti di sviluppo urbano. Il comune ha già bandito gare per 20 milioni di euro. Mentre a Gioia Tauro, i giovani senza lavoro della Piana aggrediti dalla depressione. Intervista al dottor Antonio Epifanio. Il dirigente medico psicoterapeuta che presta servizio presso il centro di salute mentale di Taurianova. E infine un'immersione nella tradizione calabrese. A Cinque Frondi lo stage dell'assessorato alla cultura sulla musica e i balli locali. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.